caso che a vincerlo sia stata la più giovane partecipante al concorso. Lei, se non ho capito male, ha solo 17 anni, si chiama Ilaria Conteverdi, un applauso per lei. Qui all'Istituto Superiore Vito Fazio-Almayer di Alcamo giovanissimi talenti della musica crescono e ce lo conferma Ilaria Monteverdi, questa studentessa, eccola qui, di Partinico, che ha appena vinto un prestigioso premio, un riconoscimento che si è riuscita ad ottenere a Roma ad un importante concorso lirico internazionale. Sì, intanto... Sì. Ciao Ilaria, ce ne vuoi parlare? Sì, ho partecipato a questo concorso internazionale che si è tenuto al Santa Cecilia di Roma. È iniziato, diciamo, in maniera del tutto casuale, inviando un video direttamente nella pagina Facebook di Beniamino Gigli Junior, con poi il risultato di essere passata tra i 46 semifinalisti, dove l'audizione poi si è tenuta per l'appunto nella sala accademica del Santa Cecilia. È stata un'emozione grandissima, non riesco ancora a descrivere a parole la forte emozione che ho provato, perché a 17 anni ovviamente so che ci saranno tante altre cose ancora da scoprire e da raggiungere, per ora come ora posso ritenermi soddisfatta di ciò che sto facendo e di ciò che sto continuando a fare con amore e passione. E naturalmente ti auguriamo di continuare su questa strada. Già avevi anche di recente ottenuto altri importanti riconoscimenti. Sì, ho partecipato scorso anno ad un altro concorso canoro che si è tenuto a Partinico, un concorso nazionale, Valle dello Jato, e ho vinto come primo premio con 98 centesimi e anche l'opportunità di registrare un brano presso uno studio di registrazione locale. Inoltre, anche come pianoforte, ho partecipato ad un altro concorso e ho vinto come primo premio assoluto, sempre con 98 centesimi. E ho partecipato anche per un'altra audizione della RAI, e anche se non sono potuta passare nel programma, sono comunque rimasta soddisfatta dell'aver ricevuto dei complimenti da parte di Beppe Vessicchio, e penso che anche... per l'appunto, anche se non sono passata, posso ritenermi felicissima di questo. Accanto a te la tua professoressa Nina Gallo. Sì. Salve. Salve. Allora, anche lei ci testimonia la buona volontà, ma soprattutto le importanti doti che questi ragazzi continuano, sì, a dimostrare. Perché ritengo che gli studenti debbano sempre mettersi in discussione, mettersi in gioco, e questo è quello che abbiamo fatto un po' in questi anni, è un loro lavoro. L'anno scorso abbiamo partecipato, ho fatto sì che questi splendidi studenti potessero partecipare in diversi concorsi pianistici, visto che qui io insegno pianoforte, e allora abbiamo visto Giorgia che si è affermata in diversi concorsi, sia nazionali sia internazionali. Giorgia, ti ricordi quello internazionale dove abbiamo fatto applauso? Ecco, ciao Giorgia Sanovia. È stato a Paola in Calabria, un concorso internazionale, lì mi sono classificata come terzo posto. È stato grandioso, perché comunque sono dovuta confrontare con ragazzi molto più grandi, molto più preparati. È stata un'esperienza bellissima. E poi tanti altri, dove? Numerosissimi altri concorsi, tra cui Palermo al Politeama, oppure San Giuseppe Jato. Ha avuto sempre il primo premio. Sì. Era anche lei una astronascente. Bravissima, anche tu. Poi abbiamo anche Vincenzo Milazzo, sempre studente mio della classe di pianoforte. No, ecco. Ecco. Ah, sei tu Vincenzo. Ok. Presentatevi ragazzi. Sono Vincenzo Milazzo e frequento il quarto anno del liceo musicale, studio da 2 anni con la professoressa. Niente, io l'anno scorso ho partecipato al concorso del Teatro Politeama, dove ho fatto un punteggio di 99 su 100. Bravissimo. Qui non scherziamo, stiamo lavorando seriamente. Forse ci divertiamo così tanto, siamo una grande famiglia, dove la musica per noi
che ci fa lavorare così assiduamente. Poi abbiamo anche Marcello che... Salve. Ciao. Marcello, come? Marcello Ricata. Mm. Io insomma, vengo in questa scuola e vado in seconda. Diciamo che anch'io ho partecipato a un concorso a Capodorlando dove ho eseguito una mia composizione e poi ho avuto il piacere che quest'ultima è stata anche suonata in diverse occasioni in alcuni concerti anche lì a Capodorlando. Complimenti. Grazie. E poi abbiamo un altro asso che sarebbe Federico Fociato, che proviene dal liceo musicale di Milano, è trasferito adesso qui, che si sta anche lui distinguendo nell'ambito di una disciplina anche importante in questo liceo musicale, quale è tecnologie musicali. Ah. Federico, parlaci di questa da Milano, esperienza. Quindi. L'anno scorso mi sono trasferito qua da Milano, uh-huh. E anche a Milano avevo sempre questa passione di tecnologie musicali, tanto che il professore su mi ha fatto partecipare a un concorso di musica concreta che ho vinto con 97 su 100 e qua ho continuato questa passione e dopo la scuola mi vorrei iscrivere al conservatorio come tecnologie musicali. E quindi non ho ben capito come mai hai scelto di venire a frequentare questo liceo qui ad Alcamo? Certo, perché diciamo la verità. A me e la mia famiglia ci piaceva vivere qua in Sicilia e quindi come zona qua vicino c'era il liceo musicale di Alcamo e mi sono iscritto qua ed era l'unico qua nella zona. Ah, interessante questo. quindi. E poi abbiamo tanti altri progetti quest'anno, ovviamente parteciperemo anche a altre diverse competizioni sempre con il pianoforte e poi tra l'altro stiamo anche, il nostro dirigente sta realizzando un concorso di composizione, un concorso nazionale e quindi vedremo anche cosa faremo con questa nuova esperienza, anche magari potremmo dirlo al nostro dirigente che lui ci sa certamente qualche altra cosa in più in merito a questo progetto che vuole realizzare per la composizione, il concorso di composizione. Ecco, dirigente che è proprio qui accanto a noi, buongiorno anche al preside Vito Emilio Piccichè. Devo dire che questi ragazzi come gli altri sono il frutto di una collaborazione fra un team di docenti molto valido. Qui in rappresentanza c'è la professoressa Gallo, ma ognuno di loro fa due strumenti e quindi ognuno di loro ha due docenti che cura e potrei dire anche che il frutto di questi successi non è solo legato all'aspetto strumentale per così dire, che è fondamentale, nel senso che loro vivono in un clima particolarmente fertile, nel senso che oltre che gli insegnanti di strumento hanno ottimi insegnanti di teoria, analisi e composizione, tecnologia, di italiano, di inglese, insomma è un complesso virtuoso che li sta strutturando sotto tutti i punti di vista. La professoressa accennava una iniziativa che abbiamo, è in fase avanzata e che realizzeremo a fine anno, è quello di un concorso internazionale per i giovani compositori delle scuole medie di indirizzo musicale, dei licei musicali fino ai primi due anni del conservatorio. E l'idea è venuta proprio da questo giovane che fa tanti sacrifici perché lui è di Trapani e si è trasferito all'Alcamo all'età di 14 anni l'anno scorso, e abbiamo pure trovato casa. Veramente molto in gamba, e allora mi è venuta l'idea, ho detto ma perché non fare un bel concorso di composizione, visto che di concorsi di esecuzione ce ne sono parecchi, e estenderlo un po' a tutto il bacino del Mediterraneo con il nostro progetto del Mediterraneo. E quindi quest'anno
vedrà alla luce questo progetto. Stiamo lavorando per il concerto di fine anno, anzi per i concerti di fine anno, perché già siamo a buon punto nell'organizzazione del Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili per la Pace, che quest'anno vedrà coinvolte 5 orchestre giovanili molto importanti, oltre che alla nostra, e toccherà vari punti della provincia di Trapani e della provincia di Palermo, con luoghi prestigiosissimi e di grande suggestione. Ad aprile maggio cominceremo tutta una serie di attività con il Parco Archeologico di Segesta, e questa è una cosa veramente interessante, perché metteremo in sinergia le forze migliori delle imprese, della musica. I nostri ragazzi del linguistico faranno anche da guida nelle nostre 5 lingue, l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo e il russo. Quindi sarà un momento molto bello, lo realizzeremo di mattina alle 11 di mattina, quindi con il bel tempo sarà una cosa, penso, molto molto carina. Quindi vi invitiamo fin d'ora, stiamo lavorando. Bravissima, un applauso, un applauso.
Giorgia Sonoli, che ha tanto da raccontarci delle sue, insomma, esperienze nel campo musicale, così giovane. Tu quanti anni hai esattamente? Io ho 16 anni. 16 anni, qua siete tutti giovanissimi. E allora, intanto, la cantante Laria, che ha, scusate se lo domanda anche voi ragazze, ha esattamente 17 anni. Voi ragazzi 17, 15, allora più giovane sei tu. Marcello. E Giorgia, che ci racconta alcune cose veramente interessanti. Sì, io frequento il quarto anno del liceo musicale ed è soltanto l'anno scorso che studio con la professoressa Nina Gallo, e diciamo che l'anno scorso è stato un po' un anno di svolta, perché comunque ho partecipato a moltissimi concorsi internazionali e non, tra i quali quello internazionale a Paola in Calabria, quello a San Giuseppe Peiato in cui mi sono classificata come prima assoluta con 100°, e quello, il concorso Valle dello Jato a Partinico, in cui avrò presso l'occasione, l'opportunità di registrare dei miei pezzi, insomma, in una casa discografica. Non dimentichiamo che nel mese di novembre scorso con Ilaria ti sei esibita proprio qui al pianoforte, in occasione della visita dell'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla, che è rimasto molto entusiasmato non soltanto dalla presenza di questi importanti laboratori qui al liceo musicale, ma anche dalla valenza di questi allievi, è vero professoressa Gallo? Sì, sono degli studenti eccellenti che ho appunto avuto la fortuna di avere nella mia classe, studenti con i quali stiamo iniziando uno splendido percorso formativo musicale, e questo mi ha permesso di far sì che di notare sicuramente il loro talento musicale e cercare al meglio di tirarlo fuori, perché francamente non è così semplice, ci vuole duro lavoro e poi soprattutto cercare di instaurare con loro anche un rapporto, una relazione affettiva, perché nel momento in cui loro credono in te, allora penso che quello è proprio il momento ideale affinché si possa creare qualcosa di interessante. Bene, anche il curriculum della professoressa è certamente rilevante. Si fa quel che si può. Io ho dato tutta la mia vita per la musica e spero di poter fare adesso per questi ragazzi. Prima l'ho fatto per me e adesso lo faccio per loro. Solo questo. Complimenti. Proprio Giorgia e Ilaria ci dicevano che qui si sentono proprio come in una grande famiglia. Sì, assolutamente. Penso che inizialmente stavo dirottando la mia vita dal punto di vista artistico verso un'altra strada, però da quando poi ho deciso di fare musica penso che ho preso la decisione migliore nella mia vita, anche perché quando sono entrata al liceo musicale ho conosciuto compagni splendidi che, anche se a volte abbiamo i nostri litigi, le nostre incomprensioni, però in fondo ci vogliamo tutti quanti bene, e anche con i professori si è creato un vincolo davvero molto molto bello. Bravissimi tutti, complimenti. E qui siamo all'interno del laboratorio di tecnologie musicali, e qui Federico tu sei di casa. Sì, qua mi sento a mio agio. Allora parlaci delle attività che svolgete qui. Qua con il professore Lo Giudice ci fa fare molti progetti con questi nuovi computer. Come può vedere, un progetto è stato quello di fare la colonna sonora di un trailer, e all'inizio il progetto era quello di lasciare il trailer muto e mettere la nostra colonna sonora, ma sono riuscito a mettere qualche effetto e lasciare anche la voce originale del trailer, così da creare proprio, facendo sembrare che fosse reale. Un altro lavoro è stato quello di riprodurre il sintetizzatore di una canzone di Michael Jackson, il basso, e il professore mi ha fatto adoperare un sintetizzatore analogico.
lavoro è stato quello di riprodurre il basso di Thriller di Michael Jackson, adesso, se non sbaglio, era così. Ovviamente la prossima volta il professore mi ha detto pure di provare a fare tutta la canzone usando soltanto il sintetizzatore. E concludiamo con Ilaria, com'è nata questa tua passione per il canto? Sì, questa passione è nata proprio 4 anni fa, quando sono arrivata al liceo musicale. Entrai inizialmente come primo strumento pianoforte e secondo canto, però all'esame il preside mi propose di fare cambio strumento, però mi avvertì, mi ha detto: tu lo sai che qua studiamo musica classica, è vero? Diciamo che ho reagito un po' stranita all'idea di studiare canto classico, però ora mi ritrovo dopo 4 anni ad amare questo genere, anche perché ho incontrato un professore che è Antonino Mistretta, con la quale studio ancora con lui, che mi ha fatto amare questo genere, e spero comunque anche di continuare verso questa strada e di fare anche un giorno teatro e di potermi esibire anche facendo Violetta o personaggi di importanti opere liriche. Thank you.
Woo!